Allora, io riprenderei insieme a voi, quest'ora che ci rimane, tre quarti d'ora che ci rimangono, un esercizio sui casi d'uso. Non facciamo ancora quelli del laboratorio di ieri perché è ancora troppo fresco. Dedicheremo un'ora invece la settimana prossima a rivedere i punti del laboratorio di ieri, principali. E andiamo avanti invece con l'esercizio, quello che stiamo portando avanti nelle lezioni, quello dei quiz, no? Che è un pochino più semplice, ma cerchiamo di portarlo, no? Un pochino più avanti. L'obiettivo che ci diamo è buttare giù, quello diciamo, l'abbiamo già abbastanza sviscerato, quindi riusciremo a fare abbastanza in fretta, relativamente in fretta, un diagramma dei casi d'uso complessivo. E poi ci concentriamo su un caso d'uso, magari due, in cui proviamo a fare la descrizione completa. Magari due non oggi, ma uno oggi e una volta prossima. Allora, parliamo ovviamente del tema d'esame, del testo relativo ai quiz, no? Docente, studente preparano il quiz, eccetera, di cui avevamo già, tanto per rinfrescare la memoria, sia definito il modello concettuale, sia definito il modello di processo. Allora, di questo vogliamo progettare i casi d'uso. Progettare diagrammi di casi d'uso significa partire innanzitutto a definire chi sono gli attori. E poi, se vogliamo partire dal livello summary, definiamo quali sono le macro aree nelle quali gli attori possono lavorare. Definito il livello summary, faremo il livello di dettaglio, livello user goal, in cui andremo a vedere quelle che sono le specifiche azioni che gli utenti possono compiere. Mi hanno riferito che ieri c'è stata magari un po' di confusione su che cos'è a livello summary e che cos'è a livello user goal. A livello user goal è qualche cosa, qualche attività molto specifica che tu puoi decidere di fare o non fare e completare, e portare a termine. Un user summary normalmente riassume una serie di user goal correlati tra di loro perché sono relative alla stessa area. Ma un caso d'uso a livello summary non è un'azione singola. Di solito è un insieme di azioni possibili. Ciascuna di queste azioni possibili è descritta da un caso d'uso specifico, una serie di sottoobiettivi. Per cui, se noi lavoriamo a livello summary, la chiamiamo use case a livello summary, ricordiamoci che c'è sempre quel problema per cui qua non viene mostrato. Scusate, non lo chiamo zero, ma mi è partito un caso d'uso. Partiamo dagli attori, che in questo caso sono due, che sono l'attore docente, adesso io non lo posso chiamare così perché c'era già la classe che si chiamava docente, quindi lo chiamo actor docente, e l'altro lo chiamo actor studente. Allora, a livello summary, quali sono nel nostro processo dei quiz i tipi di interazioni che il docente può avere? È chiaro che qua c'è un certo livello di arbitrarietà, no? Perché potrei mettere un livello summary del tipo fai lezione del docente e sono tutte. Ma in realtà, nel nostro esempio io ci vedo due momenti molto diversi. Quello in cui si prepara il quiz e quello in cui si valuta il quiz. Sono funzioni abbastanza diverse tra di loro, separate nel tempo, per cui mi viene da descrivere, se dovessi descrivere in poche parole questo sistema, cosa direi? È un sistema che permette ai docenti sia di preparare i quiz che poi di valutarli. È difficile condensare questi due momenti, quindi sono due macro aree che secondo me sono rilevanti, sono distinte,
e che però sono sufficienti a descrivere un certo tipo di funzionalità del sistema e che poi permette agli studenti di eseguire il quiz e consegnarlo. Quindi io ci vedrei a livello summary tre grossi macro casi d'uso. Uno è preparazione del quiz, l'altro è valutazione dei quiz. E invece per lo studente è la esecuzione del quiz. Adesso io ho scritto quiz, ma dobbiamo andare a rivedere, prima di scriverlo a penna sul foglio, andiamo solo a controllare come si chiamavano queste cose nel modello concettuale. Nel modello concettuale, nel nostro glossario, ricordate che a suo tempo avevamo anche scritto un glossario per questo esercizio, abbiamo un compito fatto di domande, le quali possono avere delle risposte, tra cui una è la risposta fornita dallo studente. E del compito il docente dalla valutazione. Quindi in realtà noi il termine che dovremmo usare non è quiz, ma è compito. Quindi andiamo a correggere. Preparazione del compito. Valutazione è giusto, perché ce l'ho qua, del compito. Esecuzione del compito. Non facciamoci ingannare dal fatto che sul testo qua parli di quiz. Noi abbiamo a suo tempo deciso dei termini e cerchiamo di attenerci. Questi tre sono tre casi d'uso che noi definiamo a livello di summary. Ciascuno di questi non è atomico. Non si può concludere con un'unica interazione, con un'unica azione. Sarà un insieme di funzioni diverse, articolate. Quindi questo è un po' il nostro diagramma a livello summary dei casi d'uso, che ci porterà a creare. Se lo fermiamo qui, ci porterà a creare tre diagrammi di casi d'uso a livello user goal. Uno che si chiamerà preparazione del compito e avrà come attore il docente, uno che si chiamerà valutazione del compito e avrà come attore il docente, uno che si chiamerà esecuzione del compito e che avrà come attore lo studente. A livello summary identifichiamo queste macro aree e quindi identifichiamo quali saranno i diagrammi di livello user goal che vorremmo costruire. Allora, possiamo partire dal primo, preparazione del compito. Faccio copia per poi incollarlo dopo. Creo un nuovo diagramma di casi d'uso che chiamo a questo punto preparazione del compito, che ha come attore il docente. E vi chiedo quali sono gli obiettivi funzionali che si pone il docente nella fase di preparazione del compito. Allora, per poterli elencare mi posso aiutare facilmente col diagramma di processo. La fase di cui parliamo è relativa ai primi tre blocchi di questo processo. Definire la data del compito, preparare domande e risposte, inserire l'elenco degli studenti. Dobbiamo solo chiederci se per noi sono tre casi d'uso diversi o li vogliamo in qualche modo accorpare oppure abbiamo bisogno di un dettaglio maggiore. Allora, definire la data di un compito. Io lo considererei un caso d'uso separato, perché è sicuramente un'azione di senso compiuto che può essere eseguita da sola e ha subito un impatto, ad esempio il fatto che gli studenti possono già vedere la data dell'appello dal momento in cui è stata inserita, anche se non ci sono ancora le domande, se non ci sono ancora gli studenti, eccetera, eccetera. Sto zitto.
quindi è un'azione molto semplice, ma corrisponde a un obiettivo, quello di fissare e pubblicare la data dell'esame. Quindi questa per me è certamente un caso d'uso del docente nella fase di preparazione del compito. Quindi definizione, dov'è? Definizione, data del compito. Poi le altre azioni che devono essere compiute nella fase preliminare, inserire l'elenco di studenti e preparare domande e risposte. Beh, anche questi direi che sono abbastanza indipendenti tra di loro. Quindi non ha senso legarli in un unico caso d'uso in cui devo farli tutti e due insieme. L'obiettivo è, oh, ho l'elenco finito, lo inserisco oppure vado a definire domande. Sono due obiettivi anche diversi che si pone il docente. Quindi sicuramente un caso di uso diverso è definizione, inserimento elenco studenti. E un caso d'uso ancora diverso sarà invece ho chiuso, la preparazione delle domande e delle risposte. Questo è un caso d'uso anche un po' articolato. Perché se io avessi un quiz fatto di una domanda sola, potrei immaginare che allora inserisci la domanda, inserisci le risposte, dimmi qual è la risposta giusta e finito lì. Però visto che tendenzialmente ho molte domande, magari devo ritornarci sopra, devo correggerle, devo controllarle, immagino che ho tante funzionalità diverse. Allora le posso descrivere, le potrei descrivere o come casi d'uso diversi, cioè inserisci una domanda, cancella una domanda, modifica una domanda, eccetera. Però dal punto di vista dell'utente sarebbe un po' strano perché vuol dire che quando io mi collego so già se devo cancellare o modificare una domanda. Mi pongo già come obiettivo quello di cancellare o quello di inserire. Vabbè, ovviamente la prima so che dovrò inserirla, ma le altre magari devo modificarne una, mi accorgo dopo che le ho lette tre di fila che due sono troppo simili, quindi una la devo modificare. Ma me ne accorgo strada facendo, non lo so all'inizio del caso d'uso. Quindi in questo caso io direi, definirei un caso d'uso più generale, del tipo gestisci le domande, il quale al suo interno include varie sottocasi che sono l'inserimento, la modifica e la cancellazione. E il caso d'uso si conclude quando il docente, diciamo così, chiude, salva l'elenco delle domande in forma non necessariamente definitiva, nel senso che può sempre riprenderle anche in un secondo momento. In teoria il processo qua non lo prevede, ma fino a quando lo studente non si autentica e siamo alla data del compito, in realtà queste domande possono essere cambiate. Quindi rientro nella modalità gestione e poi posso andare a inserirne delle altre, modificare quelle esistenti, cancellare quelle brutte, eccetera. Quindi io lo modellerei in questo modo. Come preparazione del compito ho un terzo caso d'uso che è gestione dell'elenco domande, domande e risposte. Che comprende ovviamente inserimento domanda. Modifica domanda e risposte possiamo mettere, così siamo completi. Modifica domanda e risposte e poi può esserci elimina domanda. Che sono casi inclusi
possono essere inclusi ovviamente, dipende se l'utente lo richiede, all'interno della gestione di domande e risposte. Qui ho scritto elimina domanda e non elimina domande e risposte, perché se elimina domanda ovviamente la risposta se le porta dietro. Non è? Ma questa, tu dici che questo gestione domande e risposte lo vedresti meglio a questo livello? Sì, questo sì. Sì, noi abbiamo deciso che il diagramma a livello user goal e a livello function lo mettiamo insieme. È solo il summary che lo teniamo separato. Sì, sì, non avevo capito la domanda. Sì, sì, questi tre, se vogliamo, lo possiamo anche evidenziare con uno stereotipo, sono a livello di sottofunzione. Non sono una attività in sé, ma sono un passo o un gruppo di passi che vengono richiamati all'interno dell'attività di gestione domande e risposte. Mentre quei tre sono a livello di user call. Poi ricordiamoci che noi usiamo dei termini in modo coerente col modello dati. Per cui ricorderete che a un certo punto il docente deve anche definire i pesi delle domande. Giusto? Ma il peso della domanda, il valore della domanda, dov'è? È qui. È dentro, è un attributo di domanda. Quindi quando io dico modifica la domanda, nel caso d'uso o nel processo, non sto dicendo modifica il quesito della domanda, la stringa, ma sto dicendo modifica l'oggetto domanda. E quindi in qualche modo dovrò prevedere la possibilità di inserire e modificare tutti gli attributi di questo oggetto. Modifica l'ordine, modifica il peso, modifica il quesito, inserisci il disegno. Sono tutti dettagli che sono impliciti nel momento in cui io dico inserimento domanda, e vuol dire inserisci tutti la domanda fatta da un certo insieme di attributi, che sono quelli che abbiamo definito di là. Per cui nel caso semplice questo può essere, appunto, inserisci la domanda e tutte le informazioni relative all'oggetto che ho chiamato domanda. Se poi mi accorgessi che magari preferisco dare delle interazioni separate, che ne so, per la definizione dei pesi, quindi che ne so, una videata di insieme in cui vedo tutti i pesi, li posso modificare di tutte le domande, non una domanda per volta come faccio qua, vabbè, posso sempre aggiungerlo. No? Io posso immaginare delle funzionalità che siano, in questo caso, sono molto legate al modello dati. Ho un modello dati fatto di domanda e risposta, ho certi attributi e allora qui descrivo il modo con cui l'utente può aggiornare questi attributi. Poi nulla mi vieta di inventare delle funzionalità completamente diverse, trasversali rispetto al modello dati, no? Tipo, so, azzera tutti i pesi, imposta tutti i pesi uguali, che non richiede andare domanda per domanda a modificare un attributo. Funzioni trasversali che a questo punto sarebbero casi d'uso a livello di user goal diversi. E nessuno ci vieta, appunto, di fare degli user goal che lavorino magari su specifici attributi. Ma è solo per dire che il significato che diamo alle parole è il significato che è definito dal modello dati e quindi si portano dietro tutti gli attributi che abbiamo definito là. Non dobbiamo rispecificarli ogni volta. Finalmente ti faccio parlare. Dimmi. No, la generalizzazione no, perché una generalizzazione vuol dire che questo
In realtà è ambigua la cosa. Noi quello che, allora, per semplificarci la vita, noi cerchiamo di non far, non usare la generalizzazione tra casi d'uso, ma usarla solamente tra attori, dove è più chiara. La generalizzazione tra casi d'uso in realtà vorrebbe dire che tu hai un comportamento definito per questo e quest'altro, quello più specifico, fa quel comportamento più altre cose, aggiunge o ridefinisce dei passi. Questa è la definizione di ereditarietà. In realtà in questo caso non è così. Se io ho questo diagramma che ho disegnato io con gli include, l'utente si dà come obiettivo gestione domande e risposte. Questo obiettivo a un certo punto può comprendere delle sottofunzioni. Se io avessi disegnato, aspetta, fammi fare due casi d'uso, inserisci ed elimina, ad esempio, e avessi fatto come mi chiedevi tu una generalizzazione, qual è il significato di questa parte sinistra della figura? Mi dice che ho tre casi d'uso. Uno, gestione domande e risposte. Uno, inserisci, che è un caso particolare di gestione domande e risposte, quindi una variante, una specializzazione, una particolarizzazione di domande e risposte. E uno, elimina. Con la generalizzazione l'attore sta ereditando questa freccia. Eredita tutto questo, quindi eredita il goal, eredita, poi può aggiungere dei pezzi ma non toglierne, eredita le precondizioni, eccetera, eccetera, ma eredita anche l'attore. Quindi in qualche modo, se io lo faccio così, l'attore docente può attivare il caso d'uso inserisci, può attivare il caso d'uso elimina, così come può attivare il caso d'uso gestione, che non è quello che voglio, credo, perché ci siamo detti, io quando inserisco le domande, non è che decido a priori adesso la devo inserire o adesso la devo cancellare. Adesso vado a rivedere l'elenco e poi su ciascuna decido se devo aggiungere, modificare, cancellare. Allora, se adesso poi lo scriviamo quando scriviamo il caso d'uso, perché dobbiamo definire qual è il brief, no? È il goal dell'attore. Il goal dell'attore è lavorare sull'elenco delle domande e risposte. Lavorare, completare, non dico concludere perché non è detto che lo riesca a fare tutto al primo colpo, però aggiornare l'elenco delle domande e risposte. Quello è il goal che mi do quando attivo questo caso d'uso. Aggiornare questo significa che al suo interno posso avere delle funzioncine del tipo aggiungi, togli, cancella. Ma io quando apro l'ivideata, vedilo così, tu ti immagini, proviamo a lavorare sul piano grafico, tu ti immagini un elenco di domande, poi scelgo la prima e clicco cancella, oppure scegli, ti trovi un menu con su scritto vuoi inserire, vuoi cancellare, vuoi modificare. Dopo che hai cliccato vuoi cancellare, ti dice quale domanda vuoi cancellare. Cioè la scelta della funzione la faccio come è l'obiettivo che mi do o è un passaggio che scopro di dover fare nel cercare di raggiungere un obiettivo più ampio, più vago se vuoi, anche più generale. Non ti convinco? No. Togli questa freccia. Questa cosa qui ti piacerebbe? No, no, inserisci non mi piace. Inserisci potrebbe, è discutibile, elimina. Lo so. Visto dal punto di vista dell'utente,
Fatico a immaginarmi che l'utente dica adesso voglio eliminare una domanda. Però guarda che la generalizzazione vuol dire questo, eh. La generalizzazione, poiché questo eredita dall'altro, si porta dietro tutto ciò che ha l'altro, compreso il collegamento con l'attore. No? Perché io questo caso elimina, non lo potrò mai raggiungere direttamente. L'attore non lo, su una subfunction, l'attore non va. L'attore non si mette mai, non ha mai come obiettivo una sottofunzione. Ha sempre come obiettivo uno user goal. Che anche questo è un user goal. La generalizzazione è il verbo essere, eh? Quindi quando io metto questo è questo, e se questo è un user goal, anche lui è un user goal. Quindi va bene quando ho dei casi d'uso dello stesso livello, simili, che condividono una parte comune, ma che sono poi alla fine casi d'uso veri, indipendenti in qualche modo. Ma si somigliano, ma attivabili indipendentemente. Sì. No, dice che può includere. Può includere. L'include tu lo puoi richiamare in un passo del main success scenario, e allora viene incluso quando arrivi a quel punto, ma l'include puoi anche includere nell'extension, cioè il passo 3.3a, includi quello, e allora può avvenire in quel caso. Cosa cambia? L'extend è un caso d'uso, sono due casi d'uso diversi che possono essere attivabili indipendentemente, di cui uno, quello che estende, diciamo così, può essere attivato a metà di un altro. E lo so che a parole non è facile, bisogna fare l'esempio. Fammi vedere se trovo un esempio qua. Su questo non lo vedo. Vediamo se ce n'è uno. Sì, sulla valutazione, lo posso fare sulla valutazione del compito. Mi viene bene. Abbiamo sempre il nostro docente che dopo che ha fatto il compito deve valutarlo. Per cui andiamo a vedere il diagramma delle attività. Il docente, il sistema calcola e visualizza i voti, il docente li consulta e il docente modifica i pesi e le domande. Ok? Quindi abbiamo due attività diverse in cui il docente visualizza i risultati valutati, le valutazioni. Risultati non esiste nel nostro modello concettuale, quindi non lo uso. E l'altro è modifica i pesi. Allora, il nostro docente, vabbè, può arrivare e dire vediamo un attimo i voti al termine dell'esame. Indipendentemente da ciò, si è accorto che in aula, in laboratorio, quel giorno lì, la domanda 6 l'ha incarnata tutti. Oppure la domanda 8, lui si è fatto sfuggire il suggerimento in aula, per cui ha dato la risposta. Quindi potrebbe voler andare a modificare i pesi anche senza aver visto i voti.
Tanto i pesi erano segreti suoi, non li aveva pubblicati, li aveva definiti lui, poi per come è andato l'esame dice, ma la domanda 3 sarebbe meglio darle un peso un pochino più alto, la 4 invece abbassiamo il peso perché tanto l'ho detta in aula e quindi è come se non contasse. Quindi sono indipendenti queste cose, lui può voler vedere i voti, vediamo com'è andato, può voler modificare i pesi. Ma può darsi che lui, mentre vede i voti, visualizza i voti, dall'analisi dei voti dice, aspetta che non va bene, cambiamo i pesi. Quindi in qualche modo il caso d'uso visualizza le valutazioni, si può, l'utente a un certo punto decide se le valutazioni vanno bene o non vanno bene, se le valutazioni non vanno bene decide di modificare i pesi. E quindi in qualche modo a metà strada ridefinisce il proprio obiettivo. L'obiettivo principale era vediamo i voti, controlliamoli e approviamoli. A metà strada si è accorto, se vogliamo, con un'estensione, un percorso alternativo, i voti, cioè, il percorso principale è sempre quello in cui va tutto bene, i voti sono perfetti, ok, li approvo, li chiudo. A metà strada mi accorgo invece che non vanno bene e allora per estensione vado a modificare i pesi. Ma la modifica dei pesi non è interna al caso d'uso di visualizzazione, ce l'ho già esternamente, quindi in qualche modo questa può agire come caso d'uso indipendente oppure come estensione di. Quindi la modifica dei pesi può estendere la visualizzazione e se vogliamo essere precisi, possiamo dire che nel caso d'uso le valutazioni aggiungo un punto di estensione e qua posso scrivere che il punto di estensione è, ci do un nome, voti non soddisfacenti. Quindi qui sto dicendo, il docente parte con l'obiettivo di visualizzare e confermare, volendo, le valutazioni. In quel processo si accorge che i voti non sono soddisfacenti e quindi la sua azione si estende sulla modifica dei pesi. Modifica dei pesi che poverina viveva anche di vita sua, indipendentemente, no? Come abbiamo fatto l'esempio prima. Allora, a un certo punto sono entrato in questo caso d'uso, ma poi traghetto in un altro e finirò quell'altro. A metà strada mi accorgo che non è più qua che devo stare, devo andare da un'altra parte. E so anche perché. È successo qualcosa che fa sì che io prosegua in una direzione diversa. Quindi ridefinisco il mio obiettivo in un certo senso, no? Mentre prima con l'include l'obiettivo rimaneva sempre quello, per fare quello mi serve fare un sottopassaggio, un sottopasso, un passo più piccolo, un insieme di passi. Come l'ha chiamato nell'activity diagram? Vedi, vuole modificare, i voti non vanno bene. Questo blocco di scelta qua che avevamo nel diagramma di processo rappresenta proprio il fatto che l'utente ha visualizzato i voti e nel visualizzarli decide se confermarli oppure, questo qua in realtà è un'attività, questo in basso il sistema pubblica i voti, è un'attività del sistema, non corrisponde a nessun use case perché l'utente non fa nulla e quindi chiude il suo obiettivo qui, oppure no, non lo vuole, non lo può chiudere perché vuole modificare i voti. Magari per essere più esplicito potremmo fare, chiamare visualizza e conferma le valutazioni. Nel senso che il caso positivo, lo scenario di successo è quello in cui i voti che lui ha visto gli piacciono. Mentre li guarda per dire mi piacciono, si accorge che non gli piacciono. Allora cambia obiettivo. Il mio obiettivo non è più quello di confermarli, ma diventa quello di modificarli, passo a fare un'altra cosa.
Sì. In quel caso però l'implementazione Sì. è No, 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 ma infatti non ho detto che l'include vuol dire opzionale. La domanda che mi ha fatto lui è se era obbligatorio. Ho detto no, non è obbligatorio, e che non vuol dire che sia. Non è necessariamente obbligatorio. L'include vuol dire che può includere, o deve includere, dipende da dove lo scrivo. Se io scrivo in un include, includi inserimento del ping come il punto 2 del main success scenario, quello è obbligatorio perché al punto 2 ci arriva. Se invece lo metto in un'extension, no, main success scenario è finito senza nessuno include, poi l'include lo metto sotto, e beh, questo include verrà incluso solo se ricado in quel caso, solo se sono in quell'estensione lì del percorso. Lo vediamo quando facciamo la descrizione testuale. Tutti questi diagrammi sono tutti potenziali. È possibile che questo venga esteso da questo. È possibile che l'utente faccia questo. È possibile che l'utente cancelli una domanda essendo nella funzionalità di gestione delle domande. Poi, in alcuni casi, per come è realizzato, per come è descritto questo caso d'uso, diciamo che sarà obbligatorio perché da lì ci deve passare, se no il caso d'uso fallisce. Ma noi quando progettiamo un sistema dobbiamo progettare tutte le possibilità che possono accadere. Per cui facciamo dei diagrammi che contemplino tutti i casi possibili. Poi alcuni si verificheranno, alcuni si verificheranno sempre, si dovranno verificare sempre, altri si verificheranno solamente in casi particolari, ma noi quando abbiamo una vista statica abbiamo una vista di tutte le possibilità, tutte le strade che il sistema può prendere. Poi quali siano le regole per cui deve prendere questa strada e non quell'altra, oppure questa la prende sempre, quell'altra solo talvolta, qui non si vede in questo diagramma qua, lo dobbiamo scrivere dopo. Quindi include può includere, extend può estendere. Qualificare quel può se è un'eccezione o se è una norma oppure se diventa addirittura un deve, il deve è un caso particolare di può, eh? È una può da un insieme, un deve da un insieme più piccolo, quindi è un caso particolare, ci sta. È una specializzazione maggiore che descriviamo nella descrizione testuale, perché qua non ci sta. Ok, rimane ancora un tapino, che è lo studente, che deve eseguire il compito. Direi che lui ha un diagramma di casi d'uso molto semplice. Perché se vado a vedere ciò che fa lo studente, siamo dentro questo loop. Lo studente si autentica, ma non è un obiettivo in sé, non è un caso d'uso l'autenticarsi, il caso d'uso è svolgere il compito. Svolgere il compito. Se vogliamo essere precisi, può comprendere, fornire una risposta nuova o modificare una risposta precedente. Quindi io ci vedo un unico caso d'uso, che è lo svolgimento del compito. Lui non è che a metà dello svolgimento del compito può già essere soddisfatto, ha raggiunto il suo caso d'uso, il suo obiettivo. L'obiettivo è finire il compito. E inizia con l'autenticazione e finisce con la consegna. Lì in mezzo non ci sono sottoobiettivi in cui posso dividere l'attività, no? Quindi l'esecuzione del compito ha un caso d'uso che è svolgimento del compito, che ovviamente comprenderà inserimento di una nuova domanda, inserimento di una risposta, scusami. Si arriva. E
la modifica di una risposta precedente. Sì. No, a livello di user goal abbiamo solo lo svolgimento del compito. E questo è un summary che ha uno user goal solo dentro. È un summary un po' inutile. Abbiamo un livello summary, dove è andato a finire, che raggruppa le funzionalità di svolgimento del compito. Queste funzionalità di svolgimento del compito scopriamo che sono una sola. In questo caso qui. Quindi è quasi ridondante il summary, cioè non serve quasi niente a fare il summary in questo caso, certo. Potevamo saltare il summary. È come avere il capitolo 3 che ha un unico sottoparagrafo 3.1, allora tanto vale, no? È il sottoparagrafo che diventa capitolo. Però quando abbiamo fatto il summary non lo sapevamo ancora. E quindi il discorso dell'include, perché ci sono le varie sottofunzioni che lui può doversi giostrare nel svolgimento del compito che è il suo obiettivo. Avevamo detto, per convenzione nostra interna nel corso, tutto ciò che concerne il login invece non indichiamolo mai, no, perché su un'altra sottofunzione sarebbe studente accede al sistema, ma lo diamo sempre per sottinteso, se no complichiamo troppo. Nel diagramma mai, ma neanche, no, neanche nelle precondizioni. Per il fatto che lo chiamo studente vuol dire che sono riuscito a identificarlo, quindi dovrà averlo fatto. Per non inquinare i diagrammi con informazioni di poca semantica. Allora, aggiungiamo l'extension point, scemo, la stereotype. Dimmi. Ma la modifica della risposta io qui ho scritto nuova risposta. Vabbè, se è una cosa diversa potrebbe essere. Sì, dipende dalla granularità. Questo è un caso d'uso talmente piccolo che è difficile cambiare idea a metà. Cioè tu sei qua, sei sull'elenco di una risposta, la risposta 5 non è ancora nuova. Ci clicchi sopra, devi selezionare una casellina tra 5. Come fai a cambiare idea lì? O la selezioni o torni indietro. Poi potresti dire, no, ma lasciamo perdere, ne modifico un'altra. Però fino a quando sono lì, in quelle caselline, non ho confermato, non sto modificando una risposta già data precedentemente. Sto ancora dando quella risposta lì. Poi se la salvo subito dopo, no, mannaggia, allora torno indietro, la modifico, però in realtà l'ho chiuso questo, sono tornato qua e mi do l'obiettivo sotto. Perché il fatto che io abbia cambiato una casellina, l'ho messo la prima, la leggo bene, no, è meglio la terza, ma nel frattempo non ho ancora fatto ok, il sistema informativo non lo sa, non c'è ancora l'azione sul sistema informativo. Ok? Allora direi che la prossima settimana almeno questa gestione domande e risposte e quello della valutazione con l'extend li dobbiamo fare per esteso, ok? Nella settimana prossima come esercizio in aula. Se volete cominciare già a pensarci, poi li facciamo insieme.